Il problema è che gli arbitri in queste categorie sono un po' tutelati, in quanto si spostano da un paese ad un altro privi di una sicurezza, in quanto vengono a mancare in molti campi del genere, vengono a mancare anche la presenza delle forze dell'ordine. Infatti si vedono in moltissime di queste partite che gli arbitri vivono la paura e il terrore di sbagliare. E non è ammesso alcun tipo di errore, infatti, in questo tipo di categorie. Secondo me il problema risiederebbe nell'individuare delle persone idonee affinché questa persona, sia l'arbitro, sia in grado, sia posto nella posizione di sbagliare, in quanto si tratta di una persona. Giuseppe ha suggerito l'intervento dei carabinieri negli stadi. A Cattolica Reclea in realtà manca, seppur più volte sollecitato, anche se la presenza delle forze dell'ordine, seppur in maniera borghese, c'è sempre. Secondo te l'intervento dei carabinieri negli stadi, soprattutto nelle partite di terza categoria, è importante o no? Posso essere pessimista? Sì. Secondo me non servirebbe a nulla, perché se già problemi si incontrano in Coppa Campioni, in Serie A, in Serie B, in Serie C, figuriamoci in terza categoria. Il problema è tutto un circolo. Il fatto che in terza categoria, in queste categorie molto basse, si vanno a incontrare persone che magari il calcio lo conoscono, mi dispiace dirlo, solo perché esiste Telefiù, esiste Sky, e compagnia bella, Rai 1, eccetera, solo perché esiste la televisione. E quindi cercano di immedesimarsi in comportamenti di certi giocatori solo per diventare protagonisti sotto un punto di vista però sbagliatissimo.